Siamo al comune di Monte di Procida con la vice sindaco Teresa Coppola e la dottoressa Rossella Di Meo per parlare di prevenzione per il diabete. In questi giorni a Monte di Procida ci sono tanti eventi, fra cui un convegno a Villa Matarrese. Allora Teresa Coppola ci spiega un po' di più. Buongiorno a tutti. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha inteso fare partecipare a questa che è la settimana per la sensibilizzazione sul diabete e in particolar modo porre l'accento su quello pediatrico o dell'adolescente, proprio perché ci sentiamo vicini a sia agli operatori quali gli insegnanti, gli operatori sportivi o proprio ai genitori che si trovano da un momento all'altro a dover affrontare questa problematica, che semplice non è, però come sempre insieme, discutendone e confrontandoci, possiamo almeno condividere quelli che sono i nostri dubbi oppure quelle che sono le opportunità che la società civile ci pone davanti. Dunque, lo scopo di questi eventi che organizziamo come genitori di bimbi diabetici è fondamentalmente quello di dare informazioni precise, perché c'è un po' di confusione sui due tipi di diabete. Innanzitutto perché il diabete tipo 1 non è una patologia che viene perché si conduce uno stile di vita sbagliato o perché si mangiano dolci. I bambini sono quelli colpiti purtroppo dalla nascita ai 30 anni, per cui non ci sono motivi se non quelli di un sistema immunitario che impazzisce all'improvviso e uccide le cellule pancreatiche. Da quel momento, in un modo aggressivo o meno aggressivo, si arriva alla fine della produzione di insulina. Pertanto questi bambini si ritrovano dalla mattina alla sera così violentemente a dover fare tutti i giorni insulina per poter andare avanti, mangiare e fare le attività normali. Di conseguenza noi come mamme abbiamo sentito l'esigenza di creare un'associazione, pertanto l'Isola che non c'è è l'associazione che rappresento, si promuove sul territorio e in tutta la Campania, giornate di sensibilizzazione, incontri con la scuola durante tutto l'anno, non solo questo mese che è il mese del diabete, e la nostra priorità è far sì che i nostri figli e tutti i bambini, diciamo, coinvolti in questa patologia abbiano non le porte spianate, però comunque entrino in contesti in cui sanno che cos'è il diabete, sanno perché hanno la necessità di fare tutte le attività che fanno anche durante le ore scolastiche di misurazione, di controlli glicemici e la somministrazione di insulina, per farli sentire quantomeno normali. È proprio per questo che insieme ad altre associazioni molto vive sul territorio, proprio in tematica di sensibilizzazione su questa problematica, ci ritroveremo tutti a Villa Matarrese domenica alle 10:30 con esperti caregiver per discuterne in merito.